Su Tarkov, una delle cose che spesso disinvoglia i nuovi giocatori, oltre ai cheater, al lag, ai problemi di desync, al fatto che ci sono i wipe, al fatto che c'è l'audio buggato, ci sono tantissimi problemi con i server, i caricamenti infiniti, gli scav che hanno l'aimbot, le quest che non sono assolutamente fatte bene, problemi di performance degli FPS. Non si può giocare offline con i propri amici, c'è il restock dei trader, ci sono le granate che ogni tanto non fanno rumore. Oltre a tutto questo, però, c'è il problema che senza colpi e armi in meta, quindi che costano tanto e sono performanti, non si riesce a concludere niente. Per questo motivo, stamattina in live mi sono messo nei panni di una persona che gioca da poco a Tarkov e che quindi non ha tantissimi soldi da spendere in equipaggiamento. Per evitare di parlarne e basta, mi è sembrato carino entrare effettivamente in raid e provare a fare una delle missioni che spesso blocca i nuovi giocatori, cioè uccidere Reshala e portare la sua pistola dorata a Jaeger. Se vi piace come format, scrivetemi qua sotto nei commenti quali altre missioni o anche qualunque altra cosa vorreste vedere. Vi lascio al raid dove spiego anche il perché ho deciso di utilizzare determinati colpi, armi e armature e tutto quello che mi passava per la testa. Noi ci vediamo alla prossima. Allora, recap del loadout che abbiamo scelto: cuffie, ovviamente, quello che ci pare, che tanto una vale l'altra. Elmo con la visiera abbiamo detto che non servono perché tanto 90% dei casi hanno dei colpi che perforano le visiere di terzo e anche di quarto, quindi serve fino a un certo punto, non la sprecherei, fra virgolette, per Reshala e company. Qualcosa in faccia, giusto per non farci brillare la faccia nei cespugli dagli altri player, cioè per non farci vedere dagli altri player. Armored Rig di quarto, siamo rimasti su una via di mezzo, diciamo che ormai hanno dei prezzi che credo che chiunque possa permettersi un Armored Rig di quarto. Cioè guarda per esempio questo 50.000, dov'è? 55 nuovo, quindi anche questo per dire va bene. L'importante è coprirsi i toraci, quindi o il 6B3 o il 6B5, se poi uno ce l'ha VS tanto meglio. Anche perché questo qua è super comodo, se si gira con uno zaino con 6 slot, se si ammazza qualcuno, tipo le guardie di Reshala che stiamo andando a cercare adesso, e si fa così, vedi ce ne stanno due. Anche perché spesso loro hanno i Blackrock, quindi fai così, ti metti addosso la loro roba e riesci a estrarre molto di più, così. Quindi secondo me la VS o il TV o avere il Blackrock come rig con lo zaino sempre da 6 slot, ricordiamo, perché così ce ne metti due. Super comodo, visto che loro spesso li hanno. Cure a scelta, ovviamente, ognuno quello che vuole. Granate sono comode, non li ammazzi, ma sono comode perché riesce a farli spostare. Intanto scopri se ci sono. Tipo a gas station, se lanci le granate, senti tipo 5 persone che corrono urlando, sai che c'è Reshala. E anche Dor, magari se la lanci, li senti urlare, li senti correre, li senti spostarsi. O se si sono imboscati in un posto di merda che ti dà fastidio, gli lanci una granata e si spostano. Quindi tanta roba. Altre cose particolari non servono. Ovviamente i soldi per la macchina sono utili, mettiamola così, soprattutto se si trova ai dorms. Arma, abbiamo costruito qualcosa che secondo me è abbastanza budget, ma decente. 44 di ergo, 61 di recovery. Adesso andiamo anche a provarla nelle layout, ma secondo me non ho guardato bene ogni singolo pezzo, quando è che si può comprare. Ho preso più o meno la roba a metà, quindi non è assolutamente un'arma in meta, anzi è abbastanza una merda. Diciamo che siamo rimasti una via di mezzo. L'importante è che si sparino i BT, o BT o i 56 a 1. Se uno vuole usare un M4 o armi del genere, io userei o questi o i BT. Poi ovvio che se uno c'ha un'arma che usa gli M80 full auto, vuole usare uno SCAR con gli M80, una K con i BP, va bene. L'importante è che perforino al 100%, che non è possibile il 100%, però che sulla tabellina abbiano il 6 verde contro le livello 3, perché così se li spari in testa nella visiera gliela passi. Ogni tanto hanno anche gli Altin, ogni tanto hanno anche gli Altin, però sono eccezioni quelle, quindi l'importante è che passi un livello 3 e che si comporti bene contro una livello 4, perché hanno le armor di quarto loro. Ci ho messo sopra un tactical device con laser rosso, che ovviamente è quello consigliato. Adesso si vede poco, però vedi che si accende e si spegne il laser rosso. È quello consigliato, però con qualunque tactical device va bene. Ok, era un po' che non usavo sto mirino. Direi che comunque come arma budget sia ottima. In piedi si fa molto più fatica. Ok, si è già inceppata. Non l'ho comprata al 100. Sì, si era inceppata veramente, per quale assurdo motivo. Va bene, facciamo finita di niente. Dicevo, caricatore da 60 ormai costano poco, quindi ci sta. Secondo me ha senso metterne uno più quelli di 30, da 30 di scorta, perché così se tipo apri la porta di Doom, se c'hai in fila tutte le guardie, Reshala, premi tasto sinistro, preghi la Madonna e speri di ammazzarle. Mettiamola così. Poi direi che possiamo entrare. Custom di giorno. Si può anche andare di notte, ma spesso a custom di notte ci sono i chaddoni che vanno a fare il PvP, quindi non lo so, eviterei probabilmente. Beh, sicuriamo tutto, così se dobbiamo buttare via qualcosa, anche se lootiamo, speriamo, Reshala e company, siamo a posto. Comunque, cosa importante dei colpi è che devono one-shottare in testa Reshala. Reshala ha di vita, andiamo a vedere.
perché non me lo ricordo, 62, quindi sarebbe meglio che un colpo facesse 62 danni, però è difficile avere un colpo che fa 62 danni e che perfori anche, quindi Reshala con un colpo in testa non si ammazza, bisogna ricordarci questo. Ha molta più vita ovviamente dei PMC, ma anche lei, anche le sue guardie hanno 50 in testa, quindi ok, un colpo da 50 danni sarebbe il top, mettiamola così. Le cose da guardare sarebbero che perfora le visiere, quindi terzo, e che faccia 50 danni, quindi gli M85-61 per dire va benissimo. IBT meno, IBT non fanno 50 danni. Allora Reshala c'ha le 4 guardie che ogni tanto hanno gli alti, però solitamente hanno solo gli elmi con le visiere di terzo al massimo, oppure neanche quelli. Armature hanno dalle paca, li ho visti varie volte con le paca in su, possono avere veramente veramente di tutto, anche le Gemfall, le Sleek, possono avere qualunque cosa, anche righe e altro. Hanno comunque roba di terzo, di quarto, in media, mettiamola così. E cose utili sono i bitcoin e le card dei lab su Reshala, che è l'unico che può averle di loro, credo almeno. Come tutti i boss comunque dovrebbe poterle avere addosso. Le card non le vedo più, però in realtà non so se ce l'ho ancora. Adesso sarò sincero, un po' che non le vedo. Allora, diciamo che se uno ha come obiettivo di cercare solo Reshala, la cosa migliore secondo me è lootare, magari tipo qua abbiamo uno spawn ottimo per andare a cercare l'intelligence folder qua, quindi si va a lootare qua e poi si va in un posto dove può spawnare. Io fortezza la eviterei onestamente, se uno ha le prime armi e sta solo cercando lui eviterei fortezza degli scav, perché è aperto, ti possono sparare da sopra, sotto ci sono tanti PMC. Diciamo che è il posto più difficile dove combatterlo. Sicuramente Gas Station è più easy. Gas Station puoi fare il giro dalle rocce, puoi... Ma quant'è che non vedo un drop, un botto? Puoi fare il giro dalle rocce e puoi girarci intorno parecchio, che aiuta, perché così cambia angolo di continuo, che è una roba super utile contro gli scav. I dorms possono essere semplicissimi o molto complicati, perché o te li trovi in fila indiana che corrono a casa e quindi riesci semplicemente a andare in full auto e farli tutti in un giro unico, oppure magari ce n'è uno in fondo nella stanza, nel corridoio, poi c'è Reshala che, ricordiamo, quando inizia il fight Reshala si nasconde, quindi lo trovi magari chiuso in un cesso così. Magari c'è una guardia dentro una stanza che nel momento in cui decidi di pushare un'altra stanza dove c'è un'altra guardia decide di uscire e quindi ti becca in mezzo al corridoio. È un po' incasinata la situazione. Dorms, Gas Station invece sicuramente il posto più easy. Ecco, si sentono delle granate. Si sentono delle granate. Probabilmente c'è Reshala. Questo perché i fight solitamente li inizia non lui, ma le guardie, lanciando un sacco di granate. Allora, stamattina in live diciamo che in realtà ho fatto quasi solo dei PvP. Appena sento uno sparo in giro per la mappa mi viene da rushare in là. Quindi guardiamo adesso se va meglio e cerchiamo di fare effettivamente quello che farebbe uno che ha solo quello in testa, invece di andare a fare dei PvP. Fabio, basta andare a sparare alle persone. Sono equipato più o meno come ho fatto vedere stamattina, comunque niente di un armored rig di quarto, solito AK, niente di troppo particolare, quindi siamo sempre in versione super budget. Siamo spawnati ovviamente vicino a Gas Station, quindi andiamo per prima cosa là a vedere se c'è. Credo che abbia il 30% di spawn, un po' più alto, 36 forse. Comunque sì, più o meno una volta ogni 3 ride spawn a Reshala e poi ovviamente bisogna trovare nei posti in cui si va, quindi non è così scontato o semplice trovarlo. Là c'è qualcuno, credo che sia... Stavo dicendo, credo abbia una pistola in mano, ma a quanto pare non ha una pistola. Quindi aspettiamo un attimo di fare stamina e andiamo a vedere cosa succede. Possiamo andare là tirando una granata. Per me è di lanciare una granata così e che avvisi praticamente tutta la mappa che c'è qualcuno. E eccolo là. Poteva essere lui. Avvisi tutta la mappa che sei qua.
Ah, non voglio fightare dietro sti cosi blu, anzi facciamo una cosa. Perché se ti vedono andare dietro quella fence blu lì, ti wallbangano, ti sparano attraverso la fence, quindi non è una bella cosa. Fare quel salto, adesso mi vedono, quindi torniamo indietro, facciamo il giro intorno. Come vi ho detto mille volte, per fightare degli scav, scav normali ovviamente non è sempre necessario, ma dei boss sì, bisogna girare parecchio e girare intorno, cambiare angolo, molto spesso. Qui volevo vedere se si vedeva da qua. Scusate. Rishala ha una sua voce. Ha proprio un tipo che gli fa la voce che è diverso da quello degli scav. Quindi si riconosce quando parla lui. Il problema è che era lontano e non ho capito se era lui oppure no. Si può vedere anche nelle fessure qua dietro. Bisogna stare attenti perché anche loro vedono voi però. I tipo da qua vi vedono. Soprattutto quando sono lì dietro si vedono molto bene, ma anche loro vedono molto bene voi. E qua a gas station bisogna stare attenti perché escono da qua e girano in questa zona dove c'è il recinto. Io lo chiamo recinto, questa grata. Non volevo ovviamente fare quello. Appena li aggrate correte, perché vi lanciano dietro anche le mutande. Almeno una o due granate arrivano. Appena li aggrate bisogna che vi spostate la svelta. Minchia, ho slidato fino a metà mappa. Adesso dobbiamo stare attenti perché arriveranno anche dei PMC qua. E fino a qua, dove sto mirando adesso, spesso pushano. Spesso arrivano qua. Al momento sono molto molto preoccupato dei PMC. Oltre che ovviamente delle guardie. Perché mi devo ricordare che non sono equipato con i soliti colpi che passano di sicuro i loro elmi one shottandoli in testa. Allora, la cosa migliore sarebbe prendere un right pick. Però anche qua è molto difficile perché non so bene dove sono. Quindi torniamo di là. Qua bisogna stare attenti perché vanno spesso dietro quei container. Molto spesso sono lì. O anche davanti. Però credo che si siano spostati. Dopo che mi hanno visto sembra... Ma hanno cambiato sto salto. Qualcosa che non mi torna. Quindi torniamo a guardare qua delle fessure. Sperando che non arrivino più NMC dalla collina. Allora, qua dietro non ci sono. Quindi sono nella zona davanti che, quando sono lì, nella zona dietro, quella che ho guardato adesso, è molto 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 più semplice. Dove sono adesso invece è un po' un casino. Perché magari io posso mettere fuori la testa qua. Sì, comunque hanno cambiato qualcosa in sto salto. Perché... Mi ha finito il painkiller per una siringa perché non faccio in tempo per un painkiller normale. Non ho capito se c'è qualcuno lì. Oppure di qua dal muro. Sono in un bruttissimo posto perché se c'è qualcuno o delle guardie lì mi può vedere in mezzo ai cespugli. Però secondo me c'è qualcuno che sta arrivando. Esatto. Quando fighto degli scav solitamente metto il laser tanto. Ok, quello è un PMC però che sta arrivando adesso. Sono queste sono le guardie. Non avevo più visto, ero convinto fosse corso via. Cambiamo subito posizione in caso ci sia un amico o un altro PMC che sta venendo qua. Questo è un brutto posto perché ci sono le guardie che potrebbero essere in mezzo a questo prato adesso. Non so come mai stessero correndo così tanto le guardie però. Sto facendo le cose con molta calma perché, ripeto, voglio fare le cose come le farebbe uno che è entrato per fare questa missione. Ok, c'è qualcun altro per me. Qualcun altro che sta sparando alle guardie.
I colpi arrivavano di là, quindi potrebbe essere arrivato dalle colline. Gaga easy. O forse questa granata. Sono stati i frammenti di questa granata. Potrebbe anche essere. Ma è andata talmente lontana, però. Ah, ricordiamoci che c'è anche il PMC da lootare dopo, se riusciamo a sopravvivere. Quindi rifacciamo il solito giro per cercare di capire dove si sono spostate adesso le guardie. Lì c'è lo scavo normale, vabbè. Ok, una quindi è qua a sinistra dal silos. Rattanico quello che è. Allora, la cosa migliore in questi casi è lanciare una granata, che non serve a niente se non per farli spostare. Non avevo previsto fosse così complicato uccidere le guardie Reshala con i BT, sarò sincero. Diciamo che più che di precisione sto cercando di andare di quantità. C'è uno che sta andando qua a destra. Eccola lì. Occhio sempre le fessure perché vi vedono. Quello è uno scavo normale, vabbè. Mezzo caricatore per uno scavo. E ridrilliamo un attimo perché effettivamente avevo paura fosse una guardia. Questa qui sono andato in full auto. Sono veramente dure da tirare giù con i BT, lo ammetto. Però poco alla volta si fa. Il punto è il non farsi sopraffare. Il non finire in mezzo a loro. Cercare di ammazzarle facendo il giro da fuori una alla volta. E come avete visto le granate sono comodissime, perché voi le lanciate e loro iniziano a correre a casa. Non credo che stesse arrivando qua. In caso andiamo a lootare il PMC. Due caricatori circa, metà. Sarebbe meglio avere uno pieno, ma vabbè. Ci accontenteremo. Altro scavo normale. Quanti siete? Quindi forse quello che abbiamo sentito qua prima non era una guardia, erano questi due scavi, quindi le guardie sono ancora qua dentro in pratica. C'è qualcuno qua da questo container. Vorrei tornare qua dalla tanica. Spero che non ci ammazzi. Ok. Lì, ogni tanto si vede lì, vedi? Sto guardando adesso. Non so cosa abbiano sparato, onestamente. Questo è Reshala, ha un MP5. Eccolo lì.
mentre si spostano è sempre il momento migliore per spararli, però in questo caso non stavano correndo, anzi mentre corrono è il momento migliore, non mentre si spostano così. Quindi direi che lanciamo un'altra granata dentro adesso. E cerchiamo di... Oddio, potremmo anche entrare direttamente da dietro, però è abbastanza rischioso. Vediamo se c'è qualcuno qua della tanica. No. Sono andati più o meno in quella zona. Quindi facciamo così. No, non sono andati lì, non li abbiamo sentiti. Ora non so dove siano, onestamente. Ce n'è ancora uno qua. Forse uno di questi due prima che correvano l'ha ammazzato, non sono sicurissimo. Proviamo a entrare da questa parte, che non è mai un bel posto. Qua dove sto andando ora. Però c'è quello dal container che vorrei uccidere, quello che tossiva prima, magari è morto, Non c'ero convinto fosse qua, in questa parte dei container. Non c'è. Forse qua? Ok, allora è quello a cui ho tirato l'headshot prima. Come non detto. Passiamo, tirando giù la testa. Possiamo andare a lottare il PMC per vedere se aveva delle granate, in realtà. Dai, facciamo così. Strano che si mettano a correre così loro. Livello 10. Con le granate a impatto. Dove hai preso sta roba, vecchio? Defendere compagnia. La faccia. Ok, perfetto. Abbiamo capito dove sono almeno. Non c'è ragione anche te, amiche, mi sono portato dietro tanti quella roba. C'è ragione anche il mio PMC. L'ho fatto con quella impatto. Due ne ho fatti con quella impatto. 1, 2, 3, 4. Ok. Se c'è un'altra guardia morta. Qua in mezzo. Uno delle due a cui ho sparato prima. Non lo so onestamente se l'avevo fatta. Non l'avevo fatta. Quindi c'è una guardia da qualche parte. Giusto? 1, 2, 3. Sì, dovrebbe esserci ancora una guardia da qualche parte. Ok, sono finito. Ok, ammetto che la granata impatto è stato un mezzo cheat. Possiamo dirlo. possiamo dirlo, forse, sì, dai. Ma, però va bene, va bene, va bene. Sono cose che capitano. Bisogna un attimo adattarsi alla situazione. Ve l'ho appena dimostrato, mettiamola così. Ok, quindi iniziamo a smontare le armi. Che è sempre la cosa migliore da fare. Iniziamo a portarci via il tutto. Caricatori, abbiamo dei colpi di merda, quindi possiamo buttare via. E questa roba adesso andiamo a prendere lo zaino. Che ho lasciato là dietro, solo che c'era anche la Defender. Allora facciamo una cosa, iniziamo a buttare via la nostra di roba. Ah, corretto, non ho preso il riga il tipo. Allora, facciamo un attimo così. Bruttissima cosa da fare, però vabbè. Facciamo così, ci mettiamo la Defender che è ancora messa bene. L'erma ce la mettiamo in testa, che sti cazzi. Poi volendo anche le cuffie si può fare
Frode assicurativa, volendo. E ok, dobbiamo andare a recuperare un rig. Adesso tiriamo su da una delle guardie, così ci mettiamo i caricatori dentro, perché succede qualcosa adesso, non ho i caricatori. Non lo posso ricaricare. Quindi ci mettiamo qua. Ho preso quella col rig di merda, vabbè. Smontiamo l'arma, mirino, silenziatore e cacio, ovviamente sono le cose migliori, poi i colpi hanno della merda oggi, quindi niente. Lermo volendo, adesso vediamo cosa riempiamo. Zaino piccolino. Sti cazzi. Vabbè, quello però lo prendiamo. Questo abbiamo detto che hanno dei colpi di merda. Allora, prima cosa da fare, in realtà, che io non ho fatto. Intanto smettiamo sui caricatori. Prima cosa da fare è lootare sciale. Mi raccomando sempre, perché se ha la keycard o un bitcoin ci sono infilati nel culo alla velocità della luce. Ed è ovviamente la cosa che costa di più. Colpi 9,55 per esempio li prendiamo invece. Andrebbe svuotata tutta sta roba, adesso andiamo a farlo. L'arma, allora questa si chiude. L'elmo è distrutto, io personalmente non me li porto quasi mai dietro. Costano abbastanza, gli però secondo me non ne vale la pena, onestamente. Il 101 mi piace molto come K, quindi io tendo a portarmi fuori questa come arma di solito. Comunque adesso valutiamo un attimo in base a che cosa hanno le altre guardie. Comunque, per guadagnare spazio, drilliamo i 995 suoi. Anzi, in realtà adesso la cosa da fare sarebbe usare il suo AK. Perché ovviamente... Un altro scav. Potrebbe essere quello pazzo. C'è uno scav pazzo a gas station che spara ai muri. Non è lui. C'è un PMC, c'è qualcuno. Quindi in questo caso, se uno volesse essere safe al 100%, non al 100%, ma volesse essere abbastanza sicuro, semplicemente si può prendere su e andare via. Altrimenti, se uno non ha paura di morire, si fa così. Come vi dicevo, questo AWS si riempie e si infila così. Mettiamo via il tutto. Ma facciamo così, facciamo il volo. Ah, l'ho lootato. Questa sarebbe l'ultima guardia, davanti, davanti. Ora, questo AWS è completamente distrutto. Niente, facciamo così. Smontiamo questo. Sbattiamo tutto qua dentro. Questo come mai non me li mette? Perché è stupido, ok. E volendo anche il grip, non è necessario, non vale così tanto. Comunque si fa così, vedete? Le due AWS. Allora, c'è l'ultima guardia, che però è dall'altra parte, da dove sparava il PMC. Quindi ripeto, se uno volesse essere proprio sicuro, se ne va. Io adesso mi sono già fatto abbastanza soldi, ho fatto Rescialo, la sua pistola dorata. Posso tranquillamente andarmene, senza rischiare di morire da quel PMC. E sto lasciando lì semplicemente una guardia. Quindi non è chissà quale loot. Cosa importante che ho fatto, ma non benissimo, è dopo che inizia il fight con Reshala, dopo che si lanciano le prime granate, soprattutto in un posto come Gas Station, dove è difficile che ci siano dei gran fight fra PMC. Solitamente dopo che inizia il fight, che partono le prime granate, io aspetto. Diciamo, più tempo aspettate, più sicuri siete. Però aspetto per vedere che non arrivino dei PMC, come è successo prima. Sostanzialmente si aggra Reshala, partono le prime granate. State tranquilli che dopo poco arrivano dei PMC. Quelli in zona che sentono le granate lì arrivano tutti quanti. Quelli lontani invece no, però ovviamente quelli lontani è difficile che vengano, perché magari sono dall'altra parte della mappa, dicono non c'ho voglia, che se ne frego, oppure stanno facendo altro, eccetera. Quindi io dopo che inizio il fight, almeno 2-3 minuti li aspetterei sempre, se volete essere sicuri, perché arriva sicuramente qualche PMC. Comunque niente, adesso direi di prendere la macchina e di uscire, a meno che non arrivi qualcuno. E ditemi se vi interessano anche gli altri boss, altre mappe, cosa volete che facciamo, perché secondo me un format del genere è abbastanza bello, cioè nel senso, invece di parlare solo di teoria si dice ok, bisogna fare questa cosa, bene, andiamo in raid equipati come una persona che gioca un quantitativo d'oro umano invece che Landmark o Pestri, e vediamo effettivamente col suo gear come si può fare. Comunque avete visto che non mi è arrivato un colpo delle guardie.
È sempre la cosa migliore. Sembra una cazzata da dire, però giustamente se non vi arrivano colpi non rischiate di morire. Però bisogna farlo, bisogna avere pazienza in questo gioco anche contro gli scav, soprattutto contro i boss, perché purtroppo sono dei Terminator, hanno l'aimbot e vi disfano, questo wipe soprattutto. Comunque ragazzi, ci vediamo in live, se volete passare a dirmi cosa volete vedere o altro, come sempre trovate, i link sono qua sotto e alla prossima.